Qui Firenze, cari miei, camminati assieme, Lungarno. Tra poco mi dirigerò verso l'Artemio Franchi. Ovviamente siamo a Firenze, come abbiamo ricordato questa mattina per la semifinale d'andata di Coppa Italia tra il padrone di casa Viola e la Juventus. Rispetto alla formazione provata ieri da Allegri, c'è solamente un piccolo cambio che però non sposta nulla là davanti, nel senso che dovrebbe giocare Moise Kean e non Alvaro Morata. Quindi per una sorta di 3-5-2 formato in porta da ovviamente Perin in difesa, a destra, verso sinistra, aggirando quindi Danilo, De Ligt e De Sciglio. Tutto a destra giocherà Aké, tutto a sinistra Luca Pellegrini, i centrocampisti, ovvero Locatelli, Arthur e Rabiot, e in attacco tandem offensivo formato da Dusan Vlahovic e ovviamente Moise Kean. Cosa cambia? Cambia che in panchina, così facendo, Allegri terrà in panca due giocatori che ti possono cambiare un pochettino il ritmo della partita, che sono Juan Cuadrado e ovviamente Moise Kean, e ovviamente scusate Alvaro Morata, perché comunque lo spagnolo in questa stagione, penso per esempio alla partita contro la Roma, quando è entrato Alvaro l'ha spaccata, l'ha distrutta. È un giocatore che sta dimostrando a gara in corso alle volte di essere più decisivo rispetto a quando parte all'inizio. È chiaro che poi con l'arrivo di Vlahovic ha anche cambiato un pochettino il mondo, nel senso che Morata è diventato un giocatore chiamato a mettere nelle migliori condizioni possibili, ovviamente, il centravanti ex Fiorentina, che questa sera è attesa al varco, nel senso che l'accoglienza lo sapevamo, ma ci sono delle conferme, sarà delle più pepate, sarà delle più calde e non potrebbe essere altrimenti. Detto ciò, quando parliamo di giocatori che riescono a prendere decisioni così toste nel corso di una stagione, lasciare la comfort zone per trasferirsi alla Juventus, una Juventus pericolante con lo scettro attuale di capocannoniere della Serie A, beh, sottolinea come il ragazzo abbia grossa personalità, come questa sera, quindi è chiamato a effettuare uno step di crescita. Si passa dai fischi, si passa dai cori, si passa dagli inevitabili sfottò, ma in generale c'è poco da dire. Bisogna inevitabilmente fare i conti poi con le proprie azioni, con le proprie scelte. A livello di formazione, quindi, complessivamente, non ci sono sorprese, se non che Ken ha superato Morata. Una formazione che è chiamata ovviamente a segnare. Perché è chiamata a segnare? Perché per quanto riguarda ancora questa edizione della Coppa Italia, il gol fuori casa vale doppio. Il gol fuori casa vale doppio, e quindi significa che inevitabilmente bisogna tentare di segnare per fare in modo che poi si imposti la qualificazione, si sposti soprattutto verso il binario bianconero, con poi la partita che verrà disputata di ritorno all'Allianz Stadium. Clima, non quello meteorologico, è sempre favoloso, a Firenze, una delle città più belle al mondo. Disteso anche davanti all'hotel della Juventus, perché non ci sono stati pochi pochi c'erano pochi tifosi di marca bianconera che hanno atteso invano che qualcuno uscisse, ma ovviamente in queste gare non esce mai nessuno. Però ragazzi, mi sa che riesco a farvi vedere in diretta. Vediamo, no, niente, niente, ha cambiato strada. È arrivato il pullman della Juventus, il pullman della Juve, che quindi andrà poi sotto l'albergo dei bianconeri e ovviamente porterà poi i calciatori all'Artemio Franchi. Porterà i calciatori all'Artemio Franchi. Speriamo che tutto resti così, quindi magnificamente bello, perché Firenze è sinonimo di bello, ma che resti anche poi esclusivamente una partita di calcio, come è giusto che sia, perché davvero le immagini brutte ci arrivano da altre parti, e quindi
Dobbiamo sempre ricordarci che parliamo di calcio, di sport, e solitamente il calcio, lo sport unisce, lo sport riesce anche a dare un barlume di serenità, tranquillità, quindi auspichiamo che sia così, ragazzi. C'è grande hype attorno ad Ake, perché comunque questo ragazzo, che ha comunque già un passato importante, nel senso che Ake non è che quando è arrivato alla Juventus fosse uno sconosciuto, che okay? È un giocatore che può far bene, che può far bene, quindi speriamo che superi l'esame di maturità questa sera qua all'Artemio Franchi. E parallelamente, ci vuole una prova di forza proprio per fare in modo che questa qualificazione resti aperta e non si sposti sul binario viola, nel senso che comunque Fiorentina è una squadra che è cresciuta in maniera esponenziale. Se andiamo a guardare la Fiorentina della passata stagione, la portata con quella attuale, dal giorno alla notte più o meno con gli stessi interpreti. Quindi cosa sposta? Sposta l'allenatore, sposta che Vincenzo Italiano è un signor allenatore con la S maiuscola, e quindi la Fiorentina applica, attua anche un gioco gradevole. Dai ragazzi, siamo quasi giunti al termine di questa camminata, poi definito il match di andata della semifinale di Coppa Italia, inevitabilmente tornerà in ballo anche il discorso dei rinnovi, perché raga, stiamo arrivando al dunque, e quindi e tra poco si giocherà a carte scoperte con Paolo Dybala, con Cuadrado, con Mattia Perin, con Mattia De Sciglio, con Federico Bernardeschi. Sicuramente gli argomenti non mancano, e sicuramente da qui a breve tutti gli agenti verranno convocati alla Continassa per fare chirurgicamente, ribadisco chirurgicamente, il punto della situazione. Però questo è un argomento che non voglio affrontare oggi. Oggi qua a Firenze si parla meramente ed esclusivamente di Fiorentina, Juventus, e vediamo ragazzi, vediamo come va. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa formazione. Ricapitolando, in porta Perin, in difesa 3 con Danilo, De Ligt e De Sciglio, centrocampo Ake, Locatelli, Arthur, Rabiot e Luca Pellegrini, in attacco la coppia Vlahovic-Ken. Ken, che tra l'altro ad Empoli ha segnato, chissà che anche qui a Firenze non possa replicare, tanto si parla sempre di Toscana, quindi vedremo se riuscirà l'attaccante di Vercelli a dare continuità alle sue prestazioni. Come direbbero gli ottimi cronisti, da Firenze è tutto, vi do appuntamento al post match, un caro abbraccio e mi raccomando, pioggia di commenti perché mi fanno sempre molto piacere.